così come, visto che dicono, ma sono soltanto aerei di linea, cioè, io credo che un pilota di linea che in aerovia si comporta così, appena terra lo legano e lo portano via. Questa è una foto interessante perché mostra in alto quella che è a tutti gli effetti una scia chimica, bella grossa e consistente, in basso si vedono alcuni aerei che rilasciano delle scie dense e consistenti che non si dissipano, quindi in tutto e per tutto compatibili con le scie chimiche di cui stiamo parlando, e in mezzo, non so se riuscite a vederlo, qui c'è un aeroplanino tranquillo, che tra l'altro è così piccolo che presumibilmente è proprio una quota piuttosto alta, quindi almeno 8.000 metri, che lascia una scia che normalmente fa quello che dovrebbe fare una scia di condensazione, si dissipa nell'arco di qualche secondo. Vabbè, questa non mi è spiegato perché è una curiosità, non credo che questa foto mostri alcunché di particolarmente inquietante, però è una scia interessante perché denota delle caratteristiche che fanno supporre il passaggio, fanno presumere il passaggio di un aereo di tipo sperimentale che sta evidentemente utilizzando una nuova generazione di motori che utilizzano il concetto di pulsazione, ma qui dovremmo entrare nel campo dei nuovi progetti aerospaziali americani e non è questa la sede, comunque, appunto, richiederebbe una serata solo per questo, no? L'ho inserita soltanto per pura curiosità. Ad ogni modo, questo è quello che ci possiamo aspettare dopo una giornata, o anche meno, basta anche una mattinata di attività. Allora, effetti di diffrazione. Gli effetti di diffrazione sono con ogni probabilità dovuti ai composti presenti, almeno in base alle ricerche di chi ha raccolto campioni di acqua, di terreno, eccetera, insomma da anni i ricercatori che si occupano di questa fenomenologia hanno riscontrato che con tutta probabilità i principali componenti immessi in questi aerosol sono sali di bario, che hanno delle caratteristiche molto interessanti, soprattutto dal punto di vista climatico, nel senso che è una sostanza, tra le caratteristiche dei sali di bario, è una sostanza estremamente igroscopica, vale a dire che ingloba un sacco di umidità, è come una spugna. Mi pare di aver letto da qualche parte che una particella di bario riesce a inglobare fino a 7 volte la sua massa in umidità, cioè una piccola spugna che riesce ad assorbire quantità incredibili di acqua. E poi c'è il solfato d'alluminio. Il solfato d'alluminio è un particolato estremamente riflettente e da qui probabilmente almeno in parte gli effetti di diffrazione che adesso vi mostro sono dovuti proprio al solfato di alluminio presente. È una cosa curiosa, perché il solfato di alluminio mi pare che fosse proprio la sostanza proposta a suo tempo da un personaggio che forse alcuni di voi ricorderanno chi è. Vi dice niente? È Edward Teller, il professor Teller. Va bene, al professor Teller, grande benefattore dell'umanità, dobbiamo l'invenzione della bomba a idrogeno, cioè una delle armi più devastanti che siano mai state concepite dall'uomo. E questo signore, non contento di aver donato all'umanità questo bel giocattolo, qualche tempo fa, diciamo circa 15, mi pare circa una quindicina d'anni fa o anche di più, si è venuto fuori quando si cominciava a parlare di riscaldamento globale, si è venuto fuori dicendo sì, ma se noi disperdiamo del particolato metallico negli altri strati dell'atmosfera, questo particolato metallico dovrebbe fungere da specchio riflettente, rifrattore, e rimandare nello spazio almeno una parte delle radiazioni, delle radiazioni solari, cioè dei raggi solari, e quindi dovrebbe in qualche misura attenuare il riscaldamento, l'effetto serra del pianeta, il riscaldamento che a cui stiamo andando incontro. Ora, sarà un caso, però lui ha enunciato questa cosa e noi adesso stiamo in qualche modo subendo qualcosa che assomiglia proprio alla funzione pratica di questa idea.
questi sono interessanti effetti. Non è che questo effetto non esiste in natura, si chiama cane solare, però il cane solare non è, questi sono cani solari chimici, nel senso che non hanno niente a che fare con i normali cani solari che si verificano oltretutto ad altitudini estremamente alte, verso l'Artico, verso l'Antartico, da dove esistono molti cristalli di ghiaccio in determinate condizioni di atmosfera, allora si possono verificare effetti di questo tipo, ma a queste latitudini i cani solari sono elementi molto rari, se non addirittura impossibili, eppure io stesso ne ho fotografato qualcuno, molti ne ho visti e le foto che vi ho mostrato sono abbastanza esplicative. Oppure appunto questi strani effetti di rifrazione che saranno anche magari curiosi da vedere, ma non è che mi rassicurino molto, non li trovo molto rassicuranti. Questo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, ovvero sia, a un certo punto sempre più gente, per quanto appunto le autorità e i governi facciano di tutto per non parlare di questo fenomeno o per in qualche modo smitizzarlo quando se ne parla o definirlo semplicemente una fantasia di qualcuno, un ente come la NASA, che come sappiamo si occupa di voli spaziali, c'è da domandarsi come mai proprio la NASA, cosa c'entra la NASA, con un nuovo programma didattico, SCOOL, si chiama così, Student Cloud Observation Online, praticamente un programma lanciato dalla NASA in cui si invitano i giovani americani, i bambini, gli adolescenti, a guardare il cielo, a registrare tutte le nuvole che vedono e a segnalare alla NASA. Oltretutto la NASA in questo fascicolo presenta appunto tutte le tipologie di nuvole, così che il bambino o il ragazzo che sta nel cielo dice: ah guarda, è un cumulo, oh, quello lì è un altro strato. E naturalmente nel catalogo sono presenti anche le scie, con la dicitura scie di condensazione. Quindi questo manualetto, questo programma, programma, mi si passi dal gioco di parole, le nuove generazioni a catalogare, identificare quelle che noi adesso stiamo affrontando e definendo scie chimiche come delle normali scie di condensazione. Questo programma di condizionamento subliminale delle masse è rivolto comunque anche agli adulti, ormai le scie chimiche compaiono in molte pubblicità, cosicché l'effetto qual è? Che una persona ignara del fenomeno magari guarda questa pubblicità, a livello cosciente non nota niente di strano nella foto, ma a livello subliminale il suo cervello registra queste immagini. Magari a livello cosciente il suo cervello è più attirato da questa, però a livello subliminale il cervello registra queste immagini. Registra queste cose, queste pubblicità in qualche modo sono fatte apposta per programmare a livello subliminale le persone ad accettare come una cosa, a vedere come una cosa del tutto normale. Quando una persona si troverà poi a passare sotto un cielo cosparso di scie, o non ci farà caso come succede in molti casi, o se per caso ci fa caso, ma sono normali, l'ho già viste, cioè non ci trovo niente di strano, non ci trova proprio nulla di strano, perché ormai il suo cervello l'ha registrato come una cosa normale e quindi non si porrà alcuna domanda in merito alla plausibilità della sottrazione di queste scie. Che appunto vediamo anche nella pubblicità della birra, ma quello che è peggio, questo è veramente abominevole, ecco dove compaiono adesso le scie, nei cartoni animati per bambini. Questo è un fotogramma di Cars, un film tra l'altro che a me piace tantissimo, è prodotto dalla Pixar, che è una casa di produzione che mi piace veramente tanto, ma io non so quali pressioni abbia subito la Pixar per inserire nel suo cartone animato delle scie, visto che i personaggi sono auto, naturalmente le scie sono a forma di battistrada, ma il concetto è sempre quello. E come se non bastasse Cars, anche da Gante al Bosco, in cielo dove compaiono delle scie, e sono scie prodotte al computer, non è una foto, questo è tutto materiale digitale, quindi qualcuno le ha disegnate appositamente per farle comparire in questo film.